tra virgolette me l'aspettavo perché comunque conosco il valore dei miei compagni di squadra, conosco il valore dell'allenatore, quindi mi aspettavo dei risultati. Sicuramente dobbiamo continuare così per arrivare al nostro obiettivo, che non lo dobbiamo dimenticare, è la salvezza. Poi dopo magari vediamo se si può puntare ad altro. Penso che la squadra può essere matura da questo punto, da supportare questa pressione, diciamo, dei playoff. Però restiamo sull'obiettivo di inizio campionato, che è quello della salvezza. Poi dopo vedremo. È un Picerno più maturo, diciamo, rispetto a 2 anni fa. Non conoscevamo la categoria, invece quest'anno siamo arrivati, anche se siamo partiti in ritardo, però comunque con la consapevolezza che è un campionato differente rispetto alla Serie D. Quindi siamo più consapevoli di dare qualcosina in più. Il mister ha dato tanto, da quando è arrivato comunque i risultati si vedono. Il mister ha messo quel qualcosina in più che ha alzato un po' l'asticella a tutti noi. Ci parlo tanto con lui, di cercare di farmi capire delle cose che magari in passato non le ho capite, oppure ho fatto finta di non capire. Ha detto che sono un leader tecnico, e su questo le do ragione al mister. Magari a livello carismatico non sono molto bravo con le parole, però cerco di dare il mio contributo in mezzo al campo e cerco di trasmetterlo a tutti i miei compagni di squadra. Come ho detto, magari sono meno bravo con le parole, però cerco di dare qualcosina in più in campo.